per noi piccoli svizzeri battere la grande Italia, ecco, è sempre stato veramente una soddisfazione. Europei 2020, questa sera all'Olimpico di Roma va in scena il derby della frontiera Italia-Svizzera, una partita molto sentita tra tifo, simpatie, antipatie, luoghi comuni e stereotipi. La rivalità tra le due squadre è atavica, arriva da molto lontano, nel corso del tempo è cambiata, si è modificata, ma rimane oggi inoltre acquisito anche una valenza che al di là dello sport sfocia nella politica. Siamo al confine per conoscere quali sono le sensazioni e le emozioni prima della partita. Vado a Chiasso a casa di un mio amico svizzero a vedere la partita. Mi ha già messo in fresco quello che dobbiamo bere e ci gustiamo la partita. In amicizia. Super partes. Un derby come tutti i derby di frontiera, di confine, che bisogna vivere con assoluta tranquillità, serenità, perché è solo una partita di calcio. C'è sempre un po' di campanilismo, non c'è da fare, il campanilismo c'è sempre. Quelli di Pontichiasso tifano Italia, quelli di qua tifano Svizzera, ma è normale, poi ci sarà degli sfottò. Forza! Italia, sempre e comunque. Battete l'Italia! Venite a prendere il caffè però in Italia. Forza Italia sicuramente, ma vinca il più bravo. Sono binazionale e non posso tenere né per l'uno né per l'altro, che vincano tutti e due. Sei forte, troppo forte. Però anche Svizzera, eh? Vediamo stasera,